Sì, buonasera. Sicuramente abbiamo sentito tanti pregi in casa Lazio, eppure il primo tempo del Bari era stato un primo tempo forse con un, non dico dominio, ma comunque una superiorità rispetto agli avversari. Poi che è successo? Sicuramente scarsissima concretizzazione. Allora, per come siamo abituati noi, di solito verticalizziamo un po' di più e giochiamo un po' di più con le punte rispetto al normale, l'abbiamo fatto meno. Sono d'accordo sul primo tempo, che secondo me tatticamente l'abbiamo letta benissimo. Chi sbagliava a fare il primo passo avrebbe pagato, e questo conferma il valore della Lazio. Veramente mi ha fatto una buona impressione, tantissima qualità in Mauri, Zarate, ma soprattutto tantissima disponibilità. Quando vedi Flocari che rincorre perché Hernanes ha perso palla e fa 30 metri per andare a coprire il compagno, quando vedi Zarate inseguire il proprio avversario per 20 metri, 30 metri, vuol dire che c'è grande disponibilità, e quando c'è tanta qualità abbinata alla disponibilità è evidente che diventa produce risultati importanti. In studio c'è Sinisa Mihajlovic, il vostro prossimo avversario sabato, mi sembra, nell'anticipo. Loro hanno bisogno di punti, sicuramente ne avete bisogno anche voi, loro di più. Vabbè, allora se ne hanno bisogno più loro cercheremo di dargli. Studio. Grazie. È contento, ringrazia Mihajlovic, ringrazia. Allora, c'è qualcosa che possiamo anche farle vedere, Ventura, insieme ad Adriano Bacconi. Adriano. Sì, ciao mister. Andiamo a vedere l'azione del gol, l'azione del gol che ha portato al gol di Hernanes, un'azione molto elaborata, perché il ritmo della gara è stato molto basso. La Lazio però ha avuto la pazienza di aspettare il momento giusto. Vediamo qui Hernanes che vede arrivare Ledesma e si toglie dalla sua posizione trequartista e va a defilarsi. Sarà un movimento chiave. Adesso andiamo a doppia velocità, ma in realtà sembra andare comunque piano. Pensate che ritmo ha avuto la partita oggi. E poi al momento in cui la palla torna a destra vediamo ancora Hernanes stazionare davanti alla propria panchina, e al centro ci sono Ledesma e Zarate. Questo è un momento chiave perché c'è Salvatore Masiello che praticamente prende in custodia Hernanes. Poi la regia stringe di nuovo nella zona del pallone, si perde di vista Hernanes. Dalla parte opposta Mauri fa la stessa cosa, si allarga e lascia entrare Ledesma che riceve palla nella tre quarti campo, retropassaggio su Mauri, e a quel punto sul lancio di Mauri si rivede di nuovo Hernanes. Mentre Salvatore Masiella stretto al centro su Zarate, Hernanes è solo sulla destra. È il momento decisivo del match e volevo chiedere al mister cos'è successo in quell'azione. Vabbè, ora sinceramente, ripeto, ho detto prima che la Lazio è tanta qualità, però se vado ad analizzare la partita, anche vedendo adesso, io non è la prima volta che lo rivedo, vado ad analizzare la partita, Gilet non ha fatto neanche una parata in 90 minuti, e questa è una palla che è passata attraverso le gambe di un centrocampista, era quasi impossibile che gli possa arrivare la palla. Succede, nel momento che succede, poi un giocatore come Hernanes magari non ti perdona, però ripeto, il discorso della lentezza delle cose è perché se non ci sono spazi è evidente che vai alla ricerca di creare gli spazi. Valeva per loro, valeva per noi. Il primo tempo tatticamente è stato secondo me di alta qualità da parte di entrambe le squadre. Questo è stato direi abbastanza casuale, perché questi palloni qui, una palla messa sulla tre quarti, avevamo uno schermo davanti, avevamo quattro giocatori, ne passa una su un milione, è passata, e a volte in Serie A. Noi domenica contro il Genoa abbiamo messo quattro volte l'uomo davanti al portiere, non abbiamo fatto gol. Questo è il primo tiro nello specchio della porta che fa la Lazio e la butta dentro, quindi il calcio è fatto di queste cose qui, anche se poi bisogna tenere presente che la Lazio è prima in classifica, noi siamo un po' acciaccati, avevamo senza il VAR, avevamo perso un po' di gente che non stava benissimo, quindi voglio dire, ci può anche stare. Direi che il fatto che Gilet non abbia fatto neanche una parata è non va a migliorare. Ma io lo dico in senso positivo, certo, per la Lazio, certo. Nel senso che vuol dire è una squadra che è matura, è una squadra che alla prima occasione ti punisce, è una squadra che scusa. Gene, volevi dire qualcosa? No, volevo dire, Giampiero, scusa, sono Gene Gnocchi, ciao. Sì, ciao. No, volevo dirti che praticamente tu hai confermato con la tua disamina che questo magma index di Bacconi proprio non hai detto che è una cosa assolutamente casuale, quindi è inutile che lui faccia delle freccette a destra, manca che Hernanes sarà di qua, Hernanes sarà di là, è la verità o no?
Anzi, no. Io posso devo dire a Bacconi che lo ringrazio perché attraverso questo ho capito tante cose che non avevo visto e l'ho vista adesso. Vedi, quindi, ma non è vero, ma sta scherzando. Aiutiamo a capire meglio il calcio. No, io volevo solo sapere una cosa da Giampiero, perché avevo letto una volta che tu hai dichiarato che il calcio è la tua unica libidine, quindi volevo sapere se con le donne usi il Viagra. No, allora, non ho mai dichiarato questo. No, sai che ci hanno appena detto che io e Reia siamo i meno giovani. Ma questo discorso della libidine l'ho detto 2 anni fa, quando ho detto che allenavo per libidine, nel senso che facevo un lavoro che mi piaceva tanto, mi dava un piacere immenso in questo senso. Poi non l'ho mai più usata, ma poi mi perseguita. Abbiamo fatto tornare il sorriso, e l'abbiamo fatto tornare il sorriso. Perché il campionato è appena iniziato, quindi dobbiamo avere la serenità di poter lavorare. Grazie Ventura, grazie Paola, a Carlo Paz. Scusa, un attimo Ventura, volevo far vedere un'immagine riguardante il primo tentativo di eliminare le trattenute in area, cioè l'autotrattenuta. È il 9° minuto, guardate questo calcio d'angolo, guardate la posizione dei giocatori del Bari, si trattengono tra di loro per evitare di essere trattenuti dai laziali. Allora la domanda è un'idea di Ventura oppure è stata un'iniziativa di qualche giocatore? Perché in effetti è efficace questo sistema. È efficace? No, sarebbe stato efficace se Almirone la buttava dentro, perché abbiamo liberato Almirone, ma nel momento che non la butti dentro non è mai efficace. Grazie davvero Ventura e Carlo Paz.